Calabria TV, siamo a Roma oggi in trasferta. Di solito dalla Calabria ci spostiamo all'estero, però c'è una grossa comunità di calabresi anche qui nella capitale. E con noi c'è Monica Marziota. Spieghiamo prima chi è Monica Marziota. Monica Marziota è una calabrese di origine, nata, cresciuta a Cuba, ad Havana, dove sappiamo che c'è una grossa comunità di calabresi, e poi si è spostata anche a Toronto, dove i calabresi sono stati gli artefici del Canada moderno. Però di questo ci racconterà della sua esperienza, specialmente Monica, che è nipote anche del presidente dell'Associazione Italiana Cuba Calabrese, e anche l'abbiamo già intervistato, Ernesto Marziota, che salutiamo perché ci seguirà nella registrazione. Monica, benvenuta a Calabria TV, benvenuta anche in Calabria, anche se siamo qui a Roma. E Grazie, grazie di cuore. dicevamo prima, origini calabresi. Sì, la Calabria è un qualcosa che anche nel mio caso, così come tanti i calabresi non nati in Calabria, è una cosa molto forte che la sia dentro. E la Calabria è un modo di vivere, un modo di essere, è un modo di pensare. La Calabria è un sentimento molto importante per chi ha origini calabresi. La mia famiglia ha cresciuto me, i miei fratelli, i miei cugini, siamo tutti nati a Havana perché siamo calabresi già di prima, da seconda generazione fuori la Calabria. È veramente stato bellissimo comunque crescere con questo forte amore, con questo forte rispetto verso questa terra così meravigliosa. Tu ci sei stata in Calabria o è nel... Sì, no, come no, certo. L'ho visitata da sempre, da quando sono bambina, adolescente, ho visitato la Calabria, abbiamo tanti parenti a Scalea, Orso Marzo la conosco meno, e poi giustamente subentrano, no, i cugini o amici di famiglia che ti portano a conoscere magari il Catanzaro e altre zone della Calabria. Però nel mio caso noi abbiamo origini della regione di Cosenza, cioè della provincia di Cosenza, quindi conosco più il Cosentino, diciamo. Poi, diciamo, nata, cresciuta ad Havana, cresciuta ad Havana, diciamo, è venuta anche in contatto con gli italiani che vivono in Cuba. Sì, certo, e la mia famiglia è una famiglia per metà italiana, da parte di papà siamo tutti italiani, per appunto per origini calabresi. E L'Avana è una città, Cuba in generale è una città molto, che ama molto la cultura italiana. Infatti i miei nonni avevano un ristorante, si è sempre tramandata la cultura italiana, ci sono stati grandissimi scrittori che hanno origini italiane, che sono poi nati a Cuba o comunque emigrati, insomma l'italianità a Cuba non è mai mancata, ecco. Poi c'è molta sinergia anche tra i calabresi, perché la Calabria ha avuto nel corso dei secoli influenza spagnola come Cuba. Sì, esatto, esattamente. Quindi alcune volte noi con Calabria TV abbiamo realizzato diversi filmati su Cuba, uno particolare anche sul cibo perché più o meno si assomigliano. E dopo di Havana, lì hai studiato logicamente anche musica, canto. Sì, l'altra parte della mia famiglia, che è la parte materna, devo questa mia cultura musicale. Mio nonno, dalla parte calabrese, mio nonno Ernesto Marziota, come mio zio. Dalla parte cubana, mio nonno Julio Valdés, è stato un direttore d'orchestra, compositore di musica popolare cubana. E a loro, alla mia famiglia, questa mia parte cubana, devo insomma
la mia passione per la musica, i miei studi, ho studiato al Conservatorio Manuel Saumel, all'Alejandro Garcia Caturla e alla Amador Rotondo. Dopo di Havana sei stata anche a Toronto. Sì, ho vissuto a Toronto in Canada per tanti anni, che è una città estremamente calabrese, anche lì incredibilmente, e lì insomma ho anche acquisito moltissimo, una città che mi ha dato molto, ho imparato moltissimo della cultura, diciamo, calabro-canadese. Quindi, come vediamo, sei un esempio, un ponte vivente tra la Calabria, il Canada, Toronto e Cuba. Cuba, una delle nazioni che amiamo di più, anche perché vediamo la spontaneità delle persone, Sì. tipo in Calabria 50-60 anni fa. Quindi, almeno dai viaggi, dalle persone che conosco, ho notato questo qua. E adesso sei qua a Roma. Sì, vivo a Roma da parecchi anni, dove mi sono laureata al Conservatorio Santa Cecilia, in canto lirico, faccio la musicista mi sento molto fortunata. Di poter portarmi dietro e dentro questo bagaglio di culture tra Calabria, Cuba e Canada e poter poi miscelare tutto questo nella musica che faccio e che poi vorrei sviluppare. Ecco. Il tuo sogno, mi dicevi prima, è quello di proporre una musica internazionale, una musica anche cubana con gli strumenti calabresi, della tradizione calabrese, tipo la zampogna, la lira, Sì, l'organetto, quindi. effettivamente in questo momento sto lavorando molto sulla ricerca dei suoni degli strumenti calabresi, come appunto dicevi la zampogna, mi piace molto la lira calabrese, mi piace molto il suono, vorrei anche lavorare con i suoni dei campanacci, delle campane. Che usano le pecore che poi hanno delle tonalità, sono incredibilmente intonati e vorrei portare questi suoni e questi strumenti e miscelarli con elementi della musica cubana. Sì, vorrei fare questo. Ti sei occupata di musica, hai vinto anche dei premi. Sì, grazie, recentemente ho vinto il premio Lunezia 2017 nel Latin World, nella Poi categoria hai Latin World. partecipato anche ad altre iniziative che hanno organizzato l'ambasciata cubana, l'ambasciata italiana a Cuba e l'ambasciata cubana qui a Roma. Noi siamo Sì. Calabria TV, è una delle poche televisioni e media, è forse l'unica della Calabria che riesce ad avere questo contatto con questo stato. Sì. È vero, qui ho rappresentato e rappresento ho rappresentato più volte la cultura cubana e la musica cubana in diverse occasioni richiamate anche dall'ambasciata cubana qui in Italia, a Roma. Quindi adesso, diciamo, ti sei stabilita qui, però sogni un viaggio al più presto in Calabria, per esempio. Assolutamente, sì, certamente. Poi devo dire, sono anche stata chiamata dall'ambasciata italiana a L'Avana per rappresentare anche lì proprio questa quest'unione di culture tra Cuba e Quindi quello che noi dicevamo già da qualche mese, da qualche anno, alla fine non è poi così infondato che tra Cuba e la Calabria ci siano tante tante analogie, al di là dei viaggi che facciamo anche noi, che Certo. fanno i nostri emigrati in Canada, che salutiamo, Hello Canada. salutiamo tutti i calabresi, tutti gli italiani, e quindi con Monica ci diamo un arrivederci in Calabria, ci diamo Sì. un arrivederci magari ad Havana, dove noi saremo nel giro
di C'è qualche qualche mese. sorpresa per l'Avana tra qualche mese? E allora speriamo di essere partecipi di questa sorpresa, perché ad Havana, come nel resto, a Varadero, altre parti, ci andiamo volentieri. L'amiamo non come la Calabria, alcune volte anche di più, però è una terra che a noi particolarmente ci emoziona. Giusto, deve essere così. Grazie Ringraziamo a voi. Monica Viva la Marziotta. Calabria, viva Cuba, viva il Canada, viva il mondo. Ringraziamo Monica, salutiamo anche lo zio Ernesto, Ernesto, sì. ringraziamo anche Nicola Galloro, Sì. l'ex consigliere delegato al Comune di Roma, che Grazie, grazie oggi di ci ha cuore. fatto la logistica, quindi Calabria TV anche questo, È si fa vero. circondare dei calabresi importanti. Giusto. Con Monica allora ci rivedremo alla prossima registrazione, magari la faremo chissà al suo paese, al suo marzo, oppure a Scalea Sì, perché no? Magari. in qualsiasi posto della Calabria. Grazie Nicola, Grazie grazie Calabria TV.